processo alla regata edizione Palermo Monte Carlo 2017. Avete visto il nome di questa barca, Buena Vista. Seguitemi e guardate che buona vista che abbiamo in questo pozzetto di questo splendido Felci 61, la barca del Circolo della Vela Sicilia con Marco Maneschi, che è il direttore sportivo del club, Alberto Lategola, velista, presidente del comitato ottava zona alla Puglia della Vela, Beppe Pannarale è l'armatore di questa barca bellissima, già da 2 anni corre la Palermo Monte Carlo con il guidone del Circolo della Vela Sicilia e qui, eccolo qua, il futuro presente della vela palermitana e non solo, 3 ragazzi che adesso vi presenteremo e che faranno la Palermo Monte Carlo e che sono ragazzi della squadra agonistica del club, quindi un processo alla regata a bordo questa volta e ci piace sottolineare questo. Cominciamo dall'armatore Beppe Pannarale, il padrone di casa di questo yacht bellissimo, Felci 61. La Palermo Monte Carlo voi l'avete già fatta, quindi ci piace, Beppe, partire dall'esperienza. Che regata è, come si sta a bordo di una barca del genere, quali sono anche gli obiettivi sportivi e umani di questa traversata? Beh, non è una regata facile innanzitutto, perché è una regata che ci fa attraversare tutto il Tirreno attraverso le bocche di Bonifacio. Le condizioni meteo possono essere variabilissime, perché non si fa in un giorno solo ma in 3-4 giorni. È però una regata bellissima, molto bella, tecnica, che ci fa vedere dei posti stupendi oltretutto. Come è nata l'idea di questa unione tra voi armatori baresi, barca barese e il Circolo della Vela Sicilia per fare la Palermo Monte Carlo e poi anche la logica di coinvolgere i giovani? Beh, questa è nata da un'idea del mio amico Alberto Lategola, che lui ha vissuto qui a Palermo, si è laureato qui a Palermo, quindi ha studiato, ha tante amicizie qui, si è trovato tanto bene e ci ha spinto molto a fare questa regata. Una regata che di cui abbiamo avuto bisogno un po' della spinta di Alberto per farla, perché è lontano da casa. E soprattutto non è tanto lontano Palermo, è lontano Monte Carlo, il ritorno è pesantuccio, sono 800 miglia, quindi è una bella navigazione. È vero, 800 miglia da Palermo a Bari bisogna considerare. Allora, abbiamo appena appreso che Alberto Lategola ha studiato, quindi sei acculturato. Alberto, insomma, è bene sapere che no, i presidenti di zona sono anche laureati. Scherzi a parte, Alberto. Tu, insomma, la vela è nel tuo DNA, ne hai fatte tante, classi olimpiche, derive di tutti i tipi, adesso l'offshore, e anche raccontaci la tua versione di come appunto hai spinto a creare questa contaminazione Bari-Palermo, sull'asse Bari-Palermo, e ci troviamo su questa bella barca alla vigilia della Palermo-Monte Carlo. Sì, è vero, non c'è questa declinazione pugliese siciliana in questa Palermo Monte Carlo. Beh, il fatto è vero, l'ha già anticipato Beppe Pannarale, io sono legatissimo a Palermo proprio perché ho studiato qui e i motivi per cui ero venuto a studiare a Palermo sono legati alla vela, perché io andavo in Flying Dutchman in quel periodo e non trovando prodiere in Italia lo trovai qui a Palermo con il mio grande amico, il fratello di Marco, Francesco Maneschi, e quindi questo è il motivo per cui io sono diventato palermitano per il mio periodo universitario. E ovviamente sono quelle amicizie basate sulla vela, no, che creano quei rapporti così profondi, intimi, che nel momento in cui io ho chiamato Marco l'anno scorso per dire sai che forse vorremmo fare la Palermo Monte Carlo con Buena Vista, la sua risposta fu ma ci sei tu a bordo? Dice sì, la facciamo insieme, quindi è nato da una telefonata, dice ti telefono stasera, parlo con il presidente e partiamo subito. Quindi altra lezione che abbiamo imparato, usate il telefono, usatelo bene, perché il telefono può portarvi in barca a vela, basta una telefonata ti porta a fare la Palermo Monte Carlo, una volta si diceva una telefonata ti allunga la vita, in questo caso ti facilita la vela. Marco, da te torniamo dopo, però siccome mi è piaciuta un po' la storia di Alberto, le amicizie della vela, no? Di Alberto in versione studente, in versione universitaria, qui abbiamo dei ragazzi giovanissimi, ancora non sarete all'università probabilmente, o almeno non tutti, solo uno, perché uno c'ha 18 anni, gli altri no. Allora, vi presentate, ci raccontate qual è la vostra storia velica e le vostre aspettative dell'alto mare di questi 3 giorni, 2-3 giorni, quello che sarà, da Palermo a Monte Carlo.
Allora, io sono Armando Caron, ho 15 anni e ho iniziato la mia esperienza velistica con l'Optimist, sempre al Circo della Vela Sicilia. Ho terminato circa un anno e mezzo fa, perché ovviamente non ci entravo più, anche se avrei potuto affrontare un altro anno vista la mia età. E successivamente ho provato il 29er, la gemella della classe olimpica. Successivamente ho iniziato a fare Beneteau 25 con i ragazzi a fianco. Spero che questa esperienza vada bene, anche perché ringrazio il Circolo che ci ha dato l'opportunità di partecipare a questa manifestazione, e penso che molti ragazzi della nostra età non hanno potuto avere questa soddisfazione di partecipare a questa manifestazione, quindi ringrazio ancora di più il direttore sportivo, il presidente e il Circolo. Molto carino Armando, bravissimo. Federico è il maggiorenne della compagnia e ieri in conferenza stampa ha detto una cosa carinissima: è la prima volta che mi trovo ad andare in barca così tanto tempo senza scendere a terra. Questa cosa del non scendere a terra, che a volte per molti marinai, molti velisti è quasi un sogno, una voglia da realizzare, invece per te è un interrogativo. Come lo stai vivendo alla vigilia? No, alla vigilia sto vivendo benissimo, anche perché, come ho detto in conferenza stampa, è un'esperienza magnifica. Non tutti la possono fare, e scommetto che, per esempio, alla mia età già probabilmente l'avranno fatta, avranno avuto esperienze, ma all'età di Armando, a 15 anni, fare un'esperienza del genere, anche con gli altri, insomma, paragonandosi anche ad altre persone, avere fatto un'esperienza del genere è una cosa da tener conto, anche perché è un'esperienza bellissima, a contatto con la natura, il mare, fantastica. Per me ancora di più, perché è veramente bello andare da qui e passare per tutte queste miglia fino a Monte Carlo direttamente in barca a vela. È un'esperienza fantastica. Bravo, hai ragione. Ci prenotiamo, tra virgolette, un bilancio, no? Dopo all'arrivo ci racconterete in qualche modo come è andata, se è andata secondo le aspettative, quali sono state le emozioni soprattutto, perché io penso che albe, tramonti, delfini, balene, avversari, vento che va e che viene, insomma. Allora, anche te, presentazione e aspettative, la tua storia anche di giovane velista. La mia storia velistica è iniziata da abbastanza giovane, con un corso di vela fatto al Circolo, ma poi è stata abbastanza discontinua. Infatti non ho fatto molta vela poi negli ultimi anni, solo qualche corso estivo, cosa capitava, diciamo, durante l'anno. È iniziata in modo più agonistico quest'anno, quando pure ringrazio in questo senso il Circolo, che ci ha permesso di sfruttare l'opportunità del campionato Plateau 25 a Palermo, che ci ha permesso di formare un equipaggio e quindi di iniziare quest'altra attività, che sicuramente è stata molto interessante, impegnativa, però divertente e molto formativa. Da questa regatta sicuramente mi aspetto una crescita interiore, perché mi hanno detto tutti è una regatta lunga che mette alla prova. Anche la stessa cosa io sono già stato in barca a vela per qualche notte, però sempre al massimo in rada, quindi so cosa significa non scendere a terra, però da fermi vedremo in movimento, quindi. Io, razio fatta, Federico Scrima invece, che non si era presentato prima, aveva detto delle cose interessantissime, a parte la crescita anche dal punto di vista proprio umano, psicologico. Abbiamo avuto ospite il presidente della Federazione Vela, Francesco Ettore, che ha parlato di contaminazione, vela d'altura, classi olimpiche, derive. Questa unione di tanti modi diversi di andare a vela è utile sicuramente culturalmente per tutti. Marco Maneschi, il direttore sportivo, tu di questa filosofia dovresti essere un po' quasi una sorta di nume tutelare, visto che appunto, grazie anche all'amicizia con Alberto, come abbiamo sentito di questa storia, è nata questa volontà di fare. L'esperienza dello scorso anno e anche rispetto a quell'esperienza lì, cosa è cambiato, cosa aggiustiamo, se c'è un aggiustare il tiro, cosa ti aspetti da questi ragazzi? Ma innanzitutto completo la storia, no? Perché lui ha fatto una parte, l'altra parte è che sì, ci siamo sentiti telefonicamente, il Circolo l'anno scorso era alla ricerca di una barca, ricordiamo che l'anno scorso è stato il primo anno che la Palermo-Monte Carlo è entrata anche nel giro dei maxi, per cui il fatto di avere una barca di 63 piedi per noi era veramente molto, lo consideravamo e lo consideriamo molto prestigioso. Poi con Alberto, che ci conosciamo da, possiamo dire, forse 40 anni, ohimè,
Non, veramente credo che non siano passati più di 10 minuti fra la telefonata e la conferma, per cui... E quest'anno, diciamo, è stata una logica conseguenza dell'anno scorso. La barca è andata bene, reputiamo che la barca sia veloce e competitiva, l'equipaggio è sicuramente competitivo e in più noi abbiamo avuto sempre un po' la filosofia di mettere in barca dei ragazzi che andavano sulle derive. Noi al circolo abbiamo un'ottima scuola di optimist. Quando abbiamo il passaggio poi dall'optimist alle altre derive, molti di questi ragazzi si perdono, sia per problemi di impegni di studio o altro, ma proprio perché, diciamo, l'impegno è tanto e ci dispiaceva perdere queste persone. Quest'anno, con tutto il circuito Plateau 25 qui in Sicilia, abbiamo pensato che noleggiare una barca e mettere dentro questi ragazzi che altrimenti, chi lo sa, forse qualcuno si sarebbe perso, sarebbe passato. Corrado non ha detto che ha fatto per un periodo canottaggio perché a un certo punto si era anche un po', forse, insomma, il doppio poi è impegnativo, c'è una seconda persona. Per cui il fatto di prendere questi ragazzi, fare una squadra, vivere anche, soprattutto per chi esce dall'optimist, che è singolo, da sport singolo a sport di squadra, per cui con tutte quelle relazioni interpersonali che vengono fuori, a parte che i risultati non sono mancati, per noi è stata un'esperienza veramente bellissima. E siccome questi ragazzi hanno durante l'anno dimostrato tanta passione, tanta dedizione a quello che facevano, ci è sembrato assolutamente normale, oltretutto avendo a disposizione una barca che ne permette anche in capienza, no? Perché se fosse stato un 40 piedi sarebbe stato più difficile, invece un 60 piedi permette di ospitare tutti e tre in estrema sicurezza, questo lo vorrei dire, perché in tutte le manovre ci sono persone estremamente esperte, per cui sono capaci anche eventualmente di avere un occhio di riguardo per questi ragazzi che magari, diciamo, non si muovono in barca in maniera ottimale, potrebbero non muoversi in determinate condizioni. E questo, diciamo, è sicuramente una cosa che li farà crescere umanamente, tecnicamente, per cui siamo veramente contenti di... Questa è stata una delle più belle operazioni che abbiamo fatto come circolo, diciamo, nell'ultimo anno. Per cui spero che intanto si divertano come prima cosa, perché se non c'è il divertimento dietro ovviamente poi diventa pesante, che possano fare esperienza e speriamo di poter fare tante altre cose insieme a loro poi durante l'anno. E volevo anche dire che questi ragazzi che hanno fatto il Plateau in realtà non sono solamente tre, sono quattro, ne manca uno e si chiama Tancredi Siracusa, che lo stesso meritevole, purtroppo, diciamo, in quattro non ci stavano, si è dovuto fare una selezione che è venuta fuori da tante valutazioni che ha fatto Domi Aiello, che è il loro tecnico. Non è qui presente fisicamente, ma lo è sicuramente con noi e lo sarà, diciamo, durante tutta la regata, e farà parte poi dell'equipaggio che farà il mondiale a settembre qua a Palermo. Sì, è una forma anche di essere equipaggio di una barca a vela. Sappiamo benissimo, in tutte le cose, dalla Coppa America ai Volvo Ocean Race eccetera, c'è anche lo short team, c'è anche un equipaggio a terra, ci sono le riserve, quindi Tancredi c'è anche lui a bordo. Allora facciamo un ultimo giro adesso, questo è anche un processo, si chiama processo alla regata, quindi cerchiamo di rispettare un po' il nome di questa rubrica, di questo nostro programma di successo, e facciamo un ultimo giro di pareri con delle domande personalizzate per ciascuno, a cominciare dall'armatore. L'armatore è una figura decisiva per la nostra nautica, per la nostra vela, perché acquista la barca e vive poi tutto quello che significa nel bene e nel male possedere una barca a vela. Allora Beppe, raccontaci un pochino la tua esperienza di armatore con un paio di diciamo così, di sottolineature, di aspetti positivi, che vabbè forse non ce ne sarebbe neanche bisogno perché tutti amiamo la vela e andare a fare le crociere, i bagni in caletta, e invece anche sottolineature un po' più agrodolci, chiamiamole così, oppure critiche. Beh, innanzitutto bisogna vedere se uno è armatore di una barca da regata o una barca da crociera, sono due cose diverse a mio parere. La barca da regata significa rinunciare a tante comodità, e avere una barca spartana senza il ponte in tech, senza l'aria condizionata, senza il magari generatore o altre cose del genere. E il sacrificio, una barca sembrano tutte qui belle pronte per partire, in realtà dietro c'è un lavoro di mesi, di tecnici che vengono a bordo, di messa a punto di vele, messa a punto della strumentazione elettronica. E io fortunatamente ho l'ausilio di mio fratello, perché la barca l'abbiamo presa in due e quindi ci dividiamo un pochettino tutti,
oneri e onori e anche l'impegno, perché tenere appunto una barca del genere non è facile, non è facile. E però le soddisfazioni sono tante. La barca noi l'abbiamo presa dopo tante altre barche che abbiamo avuto. Questa è la prima che ci siamo fatti costruire, diciamo, in maniera customizzata, quindi con le nostre esigenze, l'abbiamo presa come volevamo noi. Qualche errore si è fatto, è chiaro, perché la precisione non c'è mai, però dopo aver avuto diverse altre barche, questa è quella che si avvicina di più alla barca ideale. Tant'è vero che ha già 7 anni, non è una barca recentissima, però il progetto che abbiamo preso allora era all'avanguardia e insomma si sta rilevando tale, è abbastanza competitiva ancora oggi. Benissimo. Grazie Beppe, un bel quadro mi sembra, comprensivo, no? Oneri e onori, pregi e difetti, insomma soddisfazioni, gioie e dolori dell'essere armatore. Alberto Lategola, abbiamo detto prima nel presentarlo, è presidente del comitato 8ª zona della Federazione Italiana Vela, quindi è un dirigente federale a tutti gli effetti, quindi ti coinvolgo nella tua ultima domanda su questo aspetto qua, un po' il polso. Noi stiamo anche facendo un'inchiesta sulla vela giovanile che insomma sta facendo veramente scalpore, è molto seguita perché ritenevamo che fosse il momento di approfondire il tema. Dici il tuo punto di vista sul momento della vela, cioè la vela in Italia è in salute dal punto di vista tuo di dirigente federale, ovviamente anche la vela in Puglia è in salute? Dal mio punto di vista sì, diciamo la mia valutazione è positiva, non è negativa. Guarda, sto pensando anche a quello che stiamo vivendo adesso, in questo momento, in questo pozzetto, quando con i giovani colleghi del mio equipaggio, che abbiamo appena finito di presentare, e questa è vela giovanile. Io ho sempre pensato, no, per come si è specializzata negli ultimi anni la vela, soprattutto con il giustissimo e correttissimo obiettivo della, diciamo, della competizione olimpica a fine quadriennio, che è l'obiettivo di tutti quanti noi, fra virgolette, federali. E queste sono progettualità che partono veramente da tanto lontano e contano su delle risorse di talenti che devono essere anche giovani, che devono dare, così come adesso la vela olimpica, secondo me, il loro massimo della prestazione velica ad età che sono quelle loro. Cioè non, le classi sono diventate così acrobatiche che richiedono una componente fisica, inteso proprio come corpo, che si può avere solamente 18 anni. E la vela è anche questo, allora vuol dire che si può ottenere soddisfazione agonistica, dare risultati agonistici, perché vincere una Palermo Monte Carlo, la vince a 18 anni, la vince a 60, in ogni caso l'hai vinta, cioè sei nell'albo d'oro della regata, significa alimentare anche attraverso le barche d'altura la vela giovanile, e questa è un'altra possibilità. Poi diciamo un'accezione sugli armatori, sono effettivamente una figura importante. Io quando ero piccolo, diciamo come voi, di età, consideravo gli armatori delle figure particolari, perché solitamente erano negati per andare in barca a vela, però avevano delle barche bellissime. Diciamo, ma è uno perché non capisce niente di barca a vela e si compra la barca a vela, per giunta per farla timonare ad altri, e poi lo capisci. Dopo, ecco, lo capisci, si capisce col tempo qual è, diciamo, il rispetto che io porto per tutti quanti gli armatori. Parliamo di capacità economica, capacità di creare tutte quelle risorse, quel giro di relazioni che ti consente di arrivare a questo che è un obiettivo grandissimo. Chiaramente diciamo onore e merito anche agli armatori, fanno tantissimo per lo sport della vela, ovviamente lo sport della vela italiana. Marco Maneschi, direttore sportivo del Circolo della Vela Sicilia, organizzatore della Palermo Monte Carlo da 13 edizioni, dove puoi arrivare, no? Cioè quando voi fate le riunioni al circolo con il presidente Agostino Randazzo, con l'organization manager Lea Benigno e con tutti gli altri, e anche con gli altri circoli organizzatori, Yacht Club Costa Smeralda, Yacht Club de Monaco, dove può arrivare la Palermo Monte Carlo? Cosa c'è ancora da strada da fare, da migliorare? Ma intanto 13 edizioni che secondo me, ma insomma secondo anche l'opinione pubblica, sono sempre andate crescendo. Quest'anno è il primo anno che siamo in lieve flessione, perché l'anno scorso eravamo 59, quest'anno dovremmo essere 45, però secondo me, diciamo, la qualità è rimasta comunque costante.
dove vogliamo arrivare? Certo, la regata è difficile, bisogna pensare questo, che fra tutte le regate del campionato italiano offshore è quella, diciamo, che ha un punto di arrivo diverso dal punto di partenza a 500 miglia di distanza, per cui è una regata difficile e onerosa per gli armatori in un periodo particolare che è subito dopo Ferragosto, per cui è chiaro che fare grandi numeri come fanno le altre regate, 100-150 partenti, questo è molto difficile. Chiaramente noi continuiamo a fare le cose per bene, speriamo che questo possa in qualche modo attrarre anche quelle barche. Il mio sogno del cassetto, se vuoi sapere, ed è una cosa che io, di cui cerco sempre di pungolare Agostino, il nostro presidente, è di avere i trimarani oceanici, quelli che possono fare veramente il record fra Palermo e Monte Carlo. Allora, abbiamo detto gran finale, Armando, Federico e Orazio, adesso avete sentito tutti questi adulti che hanno parlato, armatori, dirigenti federali, direttori sportivi, adesso voi che siete il futuro, quindi avete in mano veramente la palla di vetro e la dovete riempire voi con il futuro, ci dite un po' quali sono le vostre aspettative. Siamo a bordo di questa bella barca, nei prossimi giorni le aspettative, l'abbiamo già detto, si naviga, e quindi è già una cosa bellissima, perché dicevano navigare nei cesse est addirittura, gli antichi. Ma le aspettative per il vostro futuro, cioè la vela può far parte del vostro futuro? In che modo? Volete diventare velisti professionisti? Volete diventare armatori, dirigenti federali? Volete pensarci dopo? Insomma, sentiamo un po'. Penso che più che altro nel mio prossimo futuro la vela potrebbe essere solo un motivo di svago, anche perché aumentando gli impegni dello studio, eccetera, eccetera, magari non avrò più il tempo di frequentare a questi livelli la vela. Chi lo sa, magari nel futuro potrò diventare un velista, oppure no, non si sa, si vedrà nel futuro. Federico. Allora, anche ora, presupposto che io ora non entrerò all'università, non penso che sarà un problema continuare a andare in barca, anche perché abbiamo la disponibilità del circolo che ha messo per esempio in barca sul platù, mi piacerebbe continuare ad andare sul platù e poi continuare sulle barche d'altura sicuramente, però sempre così, per adesso in regate sicuramente, poi chi lo sa, insomma. Non poniamo limiti alla provvidenza. Pure io sono d'accordo in questo senso, ritengo che la vela possa costituire ancora una importante fetta del mio tempo libero, almeno sicuramente per i prossimi 2 anni che ancora mi aspettano per la scuola, e poi successivamente per l'università o eventuali altre attività si vedrà. Bene, grazie ragazzi voi e ragazzi di qua, di tutte e due le panche di questo bellissimo Buena Vista Felci 61, vigilia della Palermo Monte Carlo. Abbiamo capito che la vela non deve andare in competizione con la scuola, non deve andare in competizione con il futuro professionale, lavorativo, come non lo è stato per nessuno di loro, però comunque in qualche modo nella vita di ciascuno la vela un pezzetto ce l'ha più o meno grande. Grazie, alla prossima puntata del Processo alla Regata.